Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs. Come avevo previsto, abbiamo le anteprime di Cura Evo e Freezer Evo. E per l'occasione, questo Ultra Space Time 17 lo ribattezzeremo l'Ultra Space Time Ctrl-C, Ctrl-V. Sigla. Innanzitutto ci viene detto che la campagna social di Dokkan Legends è andata a buon fine, sono stati raggiunti 20 retweet, quindi abbiamo vinto questo magnifico sfondo e non so cosa dovremmo farcene. Dopodiché, passiamo a vedere i personaggi annunciati. Partiamo subito con Cura Final Form, Evo. Sappiamo che Cura punta forte sulle sue capacità curative che recuperano HP ogni count. Annulla le abnormal condition e dopodiché, una volta trasformato, otterremo il blast armor e più supporto per il team. Inoltre avremo una sinergia una volta trasformati sia con i Lineage of Evil che con i Saga from the Movie. Ora vediamoci il suo video. Trasformazione diretta, come potete vedere raga, motivo per cui in tanti ci sono rimasti male, non solo io, è praticamente il reskin dello stesso identico personaggio che avevamo prima. Opla, special skill identica, special move identica, windscreen identico pure quello raga. Il personaggio prima di trasformarsi immagino sia lo stesso Cura verde che abbiamo da un tot di mesi, quindi potevano impegnarsi un attimino di più per fare questa cosa, ma a mio modesto parere. Anche perché ora passiamo a Frieza e vediamo che è identico in tutto e per tutto, sia la versione Final Form che abbiamo da quando è uscito il gioco, sia la versione Golden Frieza che abbiamo da quando c'è stato l'anniversario. Però vediamocelo, cioè lui è il personaggio più nuovo in assoluto che abbiano inserito in questo banner, perché è l'unico che l'hanno fatto da zero sostanzialmente. O sarà un reskin di Dodoria in realtà, un po' modificato. Io ce lo associo a Dodoria sto personaggio, vediamolo. Minchia, un spezza schiena di cattiveria su Goku. Ora, eccola qua, trasformazione, questa è l'unica roba figa, a mio parere, delle animazioni messe. Dopodiché, strike attack assolutamente identici a quelli di Golden Frieza. Special move, è sempre lei, non cambia assolutamente. E schermata di vittoria, idem, non cambia assolutamente nulla. Come dicevo, la roba più nuova di ste presentazioni è Shisami, che ecco, non era, immagino, il personaggio più atteso tra tutti noi. Comunque sia, vediamo un attimino questo Frieza Evo cosa dovrebbe fare. Si trasforma e si cura, sono danni extra contro Goku durante la sua trasformazione e in più ci dice di provare i suoi buff per il Lineage of Evil barra Frieza Force con l'alleato specialista in melee Shisami. È un po' vaga come roba, nel senso, non capisco se vada a boostare qualcosa di strike per gli altri personaggi, non capisco se boosti direttamente Shisami, non capisco se sia Shisami a boostare lui, domani lo scopriremo. Sta di fatto che cioè, queste animazioni qua raga potevano fare due personaggi comunque della Madonna, perché gli Ultra Space Time ultimi usciti ci hanno abituato fin troppo bene. E onestamente ecco, non mi aspettavo un paio di reskin così, dove hanno fatto, cioè hanno preso le versioni base, le hanno unite con le versioni trasformate e praticamente hanno tirato fuori unicamente la trasformazione per animazione nuova. Per il resto abbiamo praticamente gli stessi identici personaggi che avevamo prima. Chiaramente i kit saranno diversi, ci mancherebbe solo quello, però la delusione c'è comunque. Ora andiamo a vedere la news in game, sappiamo che Frieza sarà rosso, Cura sarà viola e abbiamo in arrivo anche una versione Frieza seconda forma extreme giallo, figo anche lui, mi piace come cosa, anche perché della seconda forma avevamo solo un hero scrausissimo da praticamente quando è uscito il gioco e non è mai stato utilizzato perché faceva veramente schifo. E per finire Shisami, green extreme anche lui.
Spero non diventi un'impresa beccare loro due. Spero di riuscire a scularli perché mi fa sempre piacere beccare anche i nuovi extreme. Nel caso non dovesse succedere, chiaramente punto di più alle SP nuove. Sappiamo che il gioco sarà in manutenzione. Andiamo a vederci la news. Sarà in manutenzione dalle 3 di notte fino alle 7 di mattina, con il cambio dell'ora. Infatti si è spostato tutto quanto a un'ora in anticipo. Poco male come cosa, non è che ci cambi troppo la vita. E nulla di più, raga. Sostanzialmente le news per i nuovi personaggi erano queste. Non abbiamo nient'altro di cui discutere, se non il fatto che siano dei reskin completi. E mi peso al culo per sta roba, sì. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questa cosa qua. Se la Bandai avesse a conti fatti potuto impegnarsi un attimino di più e partorire qualcosa di un po' più elaborato, o vi sta bene anche così e dite vabbè, l'importante è il concetto, è avere un personaggio nuovo e funzionale nell'OE barra Frieza Force, e delle animazioni ve ne interessa fino a una certa. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, fatemi sapere qua sotto nei commenti di ste cose qua, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti, ci vediamo domani per vedere questi personaggi qua nuovi come sono. Un bacione a tutti e alla prossima!